Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, io sono Vanessa P. Oggi vi voglio fare vedere come preparo una maschera idratante per i capelli. Questo video lo faccio perché ci sono tante persone che me l'hanno chiesto. Ho cercato delle informazioni dove ho visto che abbiamo circa 150.000 capelli, quindi per questo dobbiamo prenderci cura dei nostri capelli, perché sennò alla fine si danneggia. Ci sono tante cose che possono danneggiare i nostri capelli, ad esempio quando facciamo trattamenti chimici, il sole, ad esempio estate in quelle temperature alte, e se i capelli alla fine di un bel po' di tempo si rovina. E per questo faccio questa maschera, perché così dobbiamo avere cura dei nostri capelli. Quando i capelli sono disidratati ci sono tanti motivi. Una di quelle è la scarsa alimentazione, e per questa ragione dobbiamo mangiare tanta frutta, verdura, bere tanta acqua, perché così automaticamente i capelli si idratano. E un'altra cosa è quando usiamo il phon a alte temperature, la piastra, la reggicapelli, e questo fa che le nostre punte si creano le doppie punte, e quindi per questo dobbiamo idratarla facendo almeno una volta alla settimana e fare delle maschere. Io preferisco fare le maschere naturali, infatti io le faccio una volta alla settimana, perché così così ho i miei capelli più sano, diciamo, capito? Questa è la bellezza della donna, ragazzi. Beh, anche ci sono tanti uomini, io li ho visto con i miei propri occhi, che hanno fatto che fanno le maschere, per quello lo dico. Questo video va per tutti quelli che vogliono sinceramente curarsi i capelli, capito? Un'altra cosa che posso suggerire è tagliare le punte, dipendendo la salute dei nostri capelli, perché io direi tagliare da 1 a 2 cm, ovvero la parte danneggiata dei nostri capelli, perché ognuno sa come ha i suoi capelli, capito? E la scorsa volta io ho fatto un video dove faccio vedere come tagliare le doppie punte. Se ancora non lo avete visto, io vi invito a vederlo, perché è un video molto utile davvero, e se volete potete anche condividerlo, perché così gli altri possono imparare a come farlo, capito? E aiutate anche a me! Ok ragazzi, iniziamo con la nostra maschera idratante per i capelli secchi, sciupati, rovinati, che cosa posso dire? Non lo so, va bene, iniziamo! Iniziamo con il nostro primo ingrediente, è l'avocado. L'avocado ha tanti benefici. È un alto contenuto di vitamine, di minerale, è un restauratore che aiuta a rinforzare i nostri capelli, li ammorbidisce, e ha un alto contenuto di acqua e di olio vegetale. Questo aiuta a idratare profondamente i nostri capelli. Ok, iniziamo a tagliarlo. E l'avocado deve essere proprio maturo, o se è troppo maturo, se è troppo maturo non importa, l'importante è quello che c'è dentro. Mi viene voglia di mangiarlo, che buono, mi piace tantissimo. Ok, anche a me. Ok, io lo faccio così, io utilizzo tutto l'avocado. Vabbè, meno male è andato dentro, ragazzi. Ok. Questo procedimento lo potete fare come volete voi. Cioè, qualcuno lo fa con la forchetta, lo schiaccia, io lo faccio così, più semplice e più veloce. Ok. Guardate bene, ragazzi. Ah, è andata dentro. Ok. È lì.
Un secondo ingrediente, utilizzeremo la banana. La banana è una frutta molto importante perché ha un alto contenuto di vitamine, di minerali e più zinco, che rinforza i nostri capelli. Aiuta per la caduta e anche gli dà tanta lucentezza ai capelli. Iniziamo a sbucciare la nostra buona banana. Sapete che la banana è una delle frutta preferita mia, mi piace tantissimo, da morire. Ok, facciamo tutta la banana, così idratiamo molto bene e gli dà molto lucentezza ai nostri capelli. Ok. Mi viene voglia di mangiare, ragazzi. Ok, come terzo ingrediente utilizzeremo l'olio di germene di grano. Questo l'ho comprato nell'erboristeria, cioè costa poco, e questo olio aiuta per la caduta dei capelli e anche aiuta per la crescita, capito? Quindi è molto importante. Di questo olio utilizzeremo 2 cucchiai soltanto. Ok, vediamo. Una. Non ha nessun odore. Ok, sono 2. Ok. Potete vedere, così adesso faccio una pacchetta per vedere come, per poi applicarlo. Vediamo bene, mettiamo. Ok, wow, sembra un gelato di pistacchio oppure un delizioso guacamole. Davvero mi viene voglia di mangiare, credo che ho fame, ragazzi. Visto che è l'olio di germene di grano è un integratore, lo potresti anche mangiare. Ok. Andiamo a applicare la nostra maschera, ma prima di tutto lo voglio mettere in una piccola ciotola dove sarà più facile applicarlo. Quindi metto qua. Davvero, ragazzi, sembra guacamole. Eccoci. Ok, ragazzi, iniziamo a applicare la nostra maschera, ma prima di tutto, come non mi voglio sporcare, metterò un asciugamano così. Così non mi sporco. Ok. Ok. Questa maschera la dobbiamo applicare bene, bene, dalla radice fino alle punte, così. Ok, ragazzi, io l'ho applicato tutto dalla radice fino alle punte, quindi se avete il tempo di fare un piccolo massaggio così, lo potete fare. Questa crema idratante la dobbiamo ottenere almeno 40 minuti, capito? Ok. Ok, raccolgo bene i capelli così. Metto una cuffia perché così prende, cioè sono più così, no, sono sicura di non
e sporcarmi. Ok ragazzi, e dopo di aver tenuto la maschera idratante per 40 minuti ho lavato come di solito i capelli. Questo è tutto per oggi e ci vediamo al prossimo video. Ciao!